Allora, noi abbiamo visto l'ultima volta velocemente una cronologia di dispositivi elettronici di potenza e oggi cominciamo a vederli nel dettaglio. D'accordo? Ci sono tre categorie principali di dispositivi di potenza che possiamo distinguere in base a chi controlla, a come viene controllata l'accensione e lo spegnimento, dove per accensione si intende il dispositivo che si controlla come interruttore chiuso, che si comporta come un interruttore chiuso, un corto, e spegnimento invece è il dispositivo che si comporta come un interruttore aperto. Allora, la prima classe è quella dei diodi, due terminali, e in quel caso, come sapete, in realtà l'accensione e lo spegnimento dipendono dal circuito esterno, in particolare dalla tensione applicata ai capi del diodo, sia all'accensione sia allo spegnimento. Non c'è modo di agire con un terminale di controllo. D'accordo? Poi abbiamo un secondo gruppo che è costituito da dispositivi che hanno un terzo terminale, che consente di accenderli, cioè di inserirli in conduzione. Però in questi dispositivi lo spegnimento dipende dal circuito, dipende dalla corrente che attraversa il dispositivo. Okay? A questa classe appartengengono i cosiddetti tiristori o SCR, e le due parole sono sinonimi. Come vi dicevo, l'SCR, quel dispositivo introdotto negli anni 50 da General Electric, sta per Silicon Controlled Rectifier, raddrizzatore controllato in silicio. La tiristoria è praticamente a tutti gli effetti un sinonimo. È ancora molto impiegato anche adesso, specialmente per correnti particolarmente elevate. Poi abbiamo un'altra categoria un po' più ampia, perché contiene più tipi di dispositivi, sono quelli che appartengono alla categoria più generale degli interruttori controllabili, in cui il terzo terminale, appunto il terminale di controllo, può sia mettere in conduzione sia spegnere il dispositivo. E ovviamente i bipolari e MOSFET sapete che si comporta così, anche per segnale di bassa potenza, e in alta potenza sono adoperati essenzialmente nello stesso modo, col bipolare che viene portato dall'interdizione alla saturazione e il MOSFET che viene portato dall'interdizione alla zona triodo. E poi ci sono altri dispositivi che vedremo un po' in dettaglio, più esclusivi delle applicazioni di alta potenza. In particolare, queste sono le sigle, poi vediamo il significato più in dettaglio: GTO, IGBT, MCT. Sono tutti. La T in GTO e in MCT sta per tiristore, quindi questi sono particolari tipi di tiristori. Questa T invece sta per transistor, e poi vedremo in dettaglio qual è il motivo. Allora, cominciamo col caso più semplice dei diodi di potenza. I diodi di potenza, diciamo, chiaramente nel meccanismo di funzionamento elementare assomigliano moltissimo a diodi che già conoscete. Quindi io tutto quello che i diodi di potenza hanno a comune con i diodi di segnale non lo menziono. Quello su cui mi concentro sono le differenze. Allora, la prima differenza è il fatto che un diodo di potenza è realizzato in forma verticale, non in forma planare, anche perché in alcuni casi un diodo di potenza per correnti particolarmente elevate può prendere un intero wafer, quindi un'intera fetta di silicio. Immaginate, nel caso, diciamo, più grande, quella è una fetta intera, altrimenti è una porzione. Come vedete, i contatti sono da una parte e dall'altra, sulle due facce, non è planare il dispositivo. Ci sono diversi motivi per cui non è planare. Vedete, il substrato, ad esempio, è di tipo N+, con un drogaggio alto, in modo che sia a bassissima resistività, nel caso 10 alla 19, quindi un drogaggio quasi degenere del semiconduttore. Questa è una fetta assottigliata, poi viene assottigliato rispetto alla fetta, diciamo,
che si lavora inizialmente. Ecco, poi c'è questa cosa particolare dei dispositivi di potenza, che è una regione di silicio cresciuto epitassialmente, molto poco drogato. Il drogaggio è qualcosa vicino a 10 alla 14 centimetri a meno 3, a volte addirittura più basso. E poi c'è la regione in alto, una diffusione di tipo P+, e fa il contatto di anodo. Il motivo per cui il dispositivo viene realizzato in modo verticale in realtà è doppio. Cioè, da un lato si vuole avere una sezione la più ampia possibile, perché devono passare correnti elevate, no? Quindi siccome c'è comunque un valore massimo alla densità di corrente che si può far passare nel materiale, a causa del fatto che si devono evitare surriscaldamenti locali, allora si realizza la sezione attraversata dalla corrente più ampia possibile, e questo chiaramente viene meglio se si taglia in verticale. L'altra cosa che è importante è controllare esattamente lo spessore della zona epitassiale. Perché? Perché quella regione epitassiale, vedete, capita dentro la zona di svuotamento ed è responsabile del fatto che il diodo possa avere un'alta tensione di breakdown. Come vedremo tra un attimo, la tensione di breakdown che può sopportare il diodo è funzione dello spessore e del drogaggio di quella regione epitassiale. D'accordo? Più è, in generale, più è basso il drogaggio, più è alto lo spessore, maggiore è la tensione di breakdown del diodo. E quella parte là non c'è in un diodo di segnale, perché come vedrete, diciamo, ha l'effetto di rallentare la velocità di commutazione del diodo, però è importante per determinare la tensione di breakdown. È particolarmente importante che lo spessore sia preciso, perché, di nuovo, come vedrete, la tensione di breakdown è proporzionale alla fine allo spessore, e per controllarlo in modo preciso la cosa ideale è fare una crescita epitassiale, in cui si riesce a vedere l'altezza dello strato in modo a determinare l'altezza dello strato nel modo più preciso possibile. Il fatto di realizzare uno strato epitassiale ha anche il vantaggio aggiuntivo che il materiale viene particolarmente buono, per cui il campo di breakdown viene vicino ai massimi valori che si possono ottenere sul silicio. Di nuovo, se alzo il campo di breakdown, alzo anche la tensione di breakdown. Quindi in generale lo spessore della regione deriva può andare da qualche micron a qualche decina di micron, a seconda della tensione che voglio ottenere. Questo strato epitassiale si chiama anche regione di deriva, in inglese drift region, perché chiaramente è la zona dove c'è il campo elettrico maggiore, ed è quindi la zona in cui il trasporto avviene per corrente di deriva. D'accordo. Perché è la regione dove c'è il campo elettrico maggiore? Beh, giusto un richiamo velocissimo sulle giunzioni PN. Voi sapete che in una giunzione PN il punto in cui il campo elettrico è più alto è all'interfaccia tra la regione P e la regione N. D'accordo? Quindi è qua. Poi, nella regione N epitassiale, poiché la regione è molto poco drogata, il campo decresce molto lentamente. Quindi abbiamo che, quando è polarizzato in inverso il diodo, la zona di svuotamento, come sapete, penetra soprattutto nella regione meno drogata. D'accordo? Questa regione è così poco drogata che in pratica il campo rimane quasi costante, ma molto elevato per tutta la regione di deriva. Quindi questa è la regione dove il campo è maggiore. Nella zona NA, che è molto drogata, in realtà il campo va giù molto rapidamente perché viene schermato dalla carica fissa. D'accordo? Ecco, quindi questo è un concetto che vi ho detto: aumentare VBD consente di, cioè aumentare la presenza della regione di deriva consente di aumentare la tensione di breakdown. VBD vuol dire tensione di breakdown. Contemporaneamente, però, potete immaginare che
la regione di deriva, essendo una regione poco drogata, è una regione ad alta resistività. Quindi quando il diodo è polarizzato in diretta, d'accordo, avrò una caduta di tensione ohmica sulla regione di deriva significativa. Quindi mentre per una giunzione PN di segnale posso aspettare che la tensione tra anode e catode sia essenzialmente la V gamma della giunzione, quegli 0,7 volt, nel caso di un diodo di potenza devo sommare a quegli 0,7 volt la caduta ohmica sulla regione di deriva, che può essere anche molto alta. Okay? Fortunatamente non è così alta come temiamo perché si inserisce un altro meccanismo. Però io devo tenere presente che c'è questo compromesso, classico trade-off di progettazione del dispositivo. Se il diodo, perché vi parlo di trade-off di progettazione? È difficile che una persona vada effettivamente a progettare un diodo di potenza, no? Una frazione piccolissima degli ingegneri elettronici, anche che si occupano di tecnologie, progetti di diodo di potenza, però sono molti di più quelli che li usano. E il trade-off di progettazione diventa poi in pratica un trade-off nella scelta del componente. Io so che in generale la VBD e la resistenza in conduzione sono direttamente correlate, perché sono tutte e due dipendenti dallo spessore della regione di deriva. E quindi se vado a comprare un diodo o scegliere un diodo che ha una tensione di breakdown alta, probabilmente ha una regione di deriva spessa, avrà anche una RON alta. E vedo che anche quando scelgo quelle due grandezze sono correlate. Ok? Ripeto, quando parlo di trade-off di progettazione dovete vederli anche simmetricamente come trade-off nella scelta del componente, come non si può avere tutto, no? Allora, la caratteristica è quella di un diodo, niente di strano, l'unica differenza è che qua non assomiglia granché a un esponenziale. Se vedete un datasheet di un diodo di potenza, vedete che essendo significativa la resistenza in conduzione, quando tracciate la caratteristica EV non viene un esponenziale, ma a un certo punto quando il diodo conduce domina la resistenza serie. E quindi c'è una V gamma più un tratto lineare. Questo è quello che si vede. Allora, nei diodi di potenza un'altra distinzione importante da fare è tra diodi senza punch through e diodi con punch through. Vediamo che cosa vuol dire. Diodo senza punch through vuol dire che la zona di svuotamento, quando il diodo è in inversione, non raggiunge la regione N+. Cioè la zona di svuotamento rimane confinata all'interno della regione di deriva. Questo è il significato. Allora, noi sappiamo fare conti su un diodo, su una giunzione PN semplice. Per comodità di calcolo, possiamo fare conti immaginando la giunzione brusca. In realtà, spesso non sono brusche le giunzioni di diodo di potenza, però i calcoli si fanno meglio per una giunzione brusca e le relazioni, come dire, funzionali sono tutto sommato abbastanza simili. Quindi il significato e quello che succede dentro si riesce a comprendere bene anche con la giunzione brusca. Allora, si può fare l'approssimazione che la regione di svuotamento si estenda tutta nella regione meno drogata, perché sono diversi ordini di grandezza e differenza nel drogaggio, e che quindi la caduta di tensione si abbia tutta nella regione di svuotamento, nella zona di deriva. Allora, se immaginate che W sia la profondità della zona di svuotamento, ND il drogaggio della regione di deriva, il campo che ottenete all'interfaccia è Q per ND per V diviso epsilon. Quell'epsilon è epsilon 0 per epsilon r. Va bene? Quello è il campo. Quello è il campo. Se mi metto in condizioni limiti di breakdown, posso mettere al posto del campo il campo massimo,
campo massimo che è in grado di sopportare il silicio, per esempio, senza rompersi, e allora qua ottengo da questa parte la regione di svuotamento nelle condizioni un attimo prima della rottura, d'accordo? Ho una situazione di diodo senza punch through se questa zona di svuotamento nelle condizioni di campo massimo è più piccola dello spessore della regione di deriva. A quel punto vuol dire che tutto la regione di svuotamento, diciamo, è contenuta, diciamo, nella regione di deriva. D'accordo? Quindi questo è max, è il campo massimo, campo di breakdown, come si chiama anche, del silicio. Se vi ricordate, insomma, il numero utile da tenere a mente è 2 per 10 alla 7 volt su metro. Quindi su un micron posso tenere 20 volt di tensione. La caduta di potenziale nella regione di deriva, come vi ricordate, è un andamento parabolico, no? Quindi vi ricordate, non sto a ricavare l'espressione una giunzione PN, la regione di svuotamento, una giunzione PN brusca, chiaramente vi ricordate che c'è la dipendenza dallo spessore della regione di svuotamento al quadrato, l'andamento è praticamente simile a questo, c'è solo un quadrato e c'è un diviso 2 che viene dall'integrazione del campo. Questo campo è massimo all'interfaccia e poi scende giù linearmente, quindi quando integro il potenziale viene parabolico. Ok, sto dicendo ovviamente niente di nuovo. Questa è l'espressione che ha. Può far comodo fare questa considerazione. Nelle stesse condizioni di massimo svuotamento, questa caduta di potenziale è praticamente la tensione massima che la giunzione riesce a sopportare. Quindi questa diventa la tensione di breakdown. Va bene? Se mi metto in condizioni massime. Qui posso fare questa operazione, in pratica cerco di eliminare questa W al quadrato sostituendo questa espressione, e quindi vedete, in pratica metto E max al quadrato e poi, per far tornare le cose, divido per QND e moltiplico per epsilon, mi rimane il 2 sotto, e poi mi ricordo, vabbè, forse potevo farlo, posso saltare direttamente da qua a qua, vedete, mi ricordo che questo pezzettino qui è questo e quindi mi viene E max per W diviso 2, ok? Più semplice fatto così, quindi questo pezzo potete saltarlo direttamente. Allora, perché è importante questa considerazione? Perché vedete, dal punto di vista di realizzare il dispositivo, io conosco come specifica la tensione di breakdown, mi si dice, va bene, questa è una tensione di breakdown di 100 volt, il materiale con cui lo facciamo è silicio, quindi conosco la tensione, il potenziale massimo che deve sopportare, conosco il campo massimo di breakdown, campo di breakdown del silicio, questo mi dice quant'è la regione di svuotamento, quindi se il diodo è senza punch through mi dice qual è lo spessore minimo della regione di deriva. È chiaro? E per esempio, se io voglio, mi sa che qui ho fatto un conto, piccolo conto. Sì, se io, questo piccolo esercizio, no? Giusto per prendere un po' di confidenza con le dimensioni e con quali sono i valori tipici. Il silicio vi diceva 2 per 10 alla 7 volt su metro, lì è in volt su centimetro, quindi sono 2 per 10 alla 5. Se volessi una tensione di breakdown di 1000 volt per un diodo, che non è sconveniente, insomma, per certe applicazioni, specialmente del tipo che vi ho fatto vedere l'altra volta, no? Quindi alte tensioni, anche medie tensioni, possono servire questi diodi, 1000 volt, allora provo a sostituire qua dentro, mi viene 1000 qua, se metto qua 1000 e metto qua 2 per 10 alla 7, mi viene come W 130 micron. Questo, una volta che ho trovato lo spessore, questo mi dà anche un vincolo sul drogaggio, perché vedete, più è basso il drogaggio, più è basso il campo massimo.
Quindi io so che vale questa relazione. Allora, una volta che ho lo spessore della zona di svuotamento, ho il campo massimo che posso avere all'interfaccia e questa relazione mi dice qual è il valore massimo di ND. Se sostituisco, mi viene che ND deve essere più piccola di 10 alla 14. Questo è il motivo per cui in pratica i valori dei drogaggi sono così bassi. Ricordo che sono due espressioni molto molto semplici, però mi danno giusto una misura di qual è il drogaggio della zona di svuotamento, della zona di deriva e qual è lo spessore che devo ottenere. Quindi la zona di deriva serve a quello e mi consente determinare con precisione la regione di deriva di aggiustare la tensione di breakdown del diodo. Allora, vediamo l'altro tipo di diodi, diodi con punch through. Se prendo diodi con punch through, la situazione è diversa. La regione di svuotamento, quando il diodo è polarizzato in inversa, arriva fino alla zona N+. Quindi, che cosa vuol dire? Immaginate che sia questo il diodo polarizzato in inversa, qui c'è la giunzione, per comodità facciamo conto sia in brusche le giunzioni, i drogaggi uniformi, tanto non è che cambia molto. Allora, qui c'è il punto dove il campo è massimo e poi, come sapete, il campo scende linearmente con una pendenza che è proporzionale al drogaggio, no? Quindi scende linearmente. Se la regione di deriva fosse più lunga, la regione di svuotamento si completerebbe qua dentro la regione di deriva. Se a un certo punto la regione di deriva la faccio più stretta, più piccola, la zona di svuotamento termina prima e poi a questo punto c'è la regione molto drogata, quindi il campo va giù di botto molto rapidamente. Ripeto, questa pendenza è proporzionale a ND, quindi qua, se la differenza di drogaggio è un fattore 10 alla 5, su questa scala vedete una caduta istantanea del campo. Quindi, come si dice, la regione N+ scherma immediatamente in modo molto efficace il campo elettrico. Va bene? Quindi questo è l'andamento del profilo del campo. Di nuovo, essendo la regione P+ molto drogata, posso immaginare che la caduta potenziale sia tutta nella regione di deriva e allora l'esercizio è facile, io posso determinare la caduta di potenziale, quindi la tensione in funzione del campo nel punto massimo, facendo il calcolo dell'area di questo trapezio. Io conosco, immaginate, io dico che faccio il conto al breakdown, conosco il campo al limite del breakdown, metto qua quel campo max di prima, conosco questa pendenza che è proporzionale al drogaggio, conosco questo spessore, so quindi l'area del trapezio e quindi ho determinato la tensione di breakdown. Bene, esercizio banale di geometria elementare. Va bene? Ora, non voglio andare a farlo perché magari può essere utile per fare un piccolo esercizietto, però ora mi interessano più i concetti fondamentali. Mettiamoci in un caso particolare. Supponiamo che la regione di deriva abbia un drogaggio praticamente trascurabile. Va bene? Allora, se il drogaggio è praticamente trascurabile, questo campo non viene schermato neanche un po', rimane, se il drogaggio è, supponiamo, zero, questo campo non scende mai, arriva a livello massimo fino alla termine della regione di deriva, a quel punto viene schermato totalmente. Va bene, un caso particolare, è più facile da fare il calcolo, la caduta di potenziale è uguale, nelle condizioni limite di breakdown, al campo massimo per lo spessore della regione di deriva. D'accordo? Vedete, è cambiato qualcosa rispetto a prima. Prima abbiamo trovato la stessa espressione, ma con un diviso 2. Adesso non c'è il diviso 2. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se realizzo un diodo con punch through, a parità di materiale, quindi a parità di campo massimo e a parità di tensione di breakdown, posso realizzare una regione di deriva di spessore la metà. Va bene?
Questo è un aspetto interessante, può essere anche perché può essere utile il fatto di fare una regione di deriva che ha spessore la metà. Può essere utile perché in conduzione, siccome la regione di deriva è responsabile della caduta della resistenza quando il diodo conduce, se è spessa la metà, vabbè, orientativamente posso pensare di ridurre, diciamo, all'incirca della metà anche la resistenza nello stato on. No? Quindi il diodo viene più simile a un diodo ideale. Ora, non è esattamente la metà perché cambiano un pochino le cose, ma insomma, sicuramente regione di deriva più spessa vuol dire R on più bassa. E questo è il motivo per cui in molti casi si preferisce realizzare il diodo in questo modo, come si dice con punch through. Sfrutto meglio la regione di deriva perché praticamente mantengo nella regione di deriva per tutta la profondità della regione un campo pari al campo massimo, invece avere campo massimo soltanto all'interfaccia. Questo è giusto insomma, ribadisco il concetto. Quindi a parità di regioni di deriva, con punch-through ho una tensione breakdown mass più grande, il doppio. A parità di tensione breakdown, se quella è la specifica, con punch-through posso realizzare la regione di deriva spessa la metà. Ok, ora abbiamo per ora guardato il diodo un po' ideale, no? La classica barretta con le regioni affiancate, come dire, il diodo monodimensionale. Nelle situazioni pratiche poi il diodo è tridimensionale, nel senso che questo è lo spessore del materiale e bisogna tenere conto di altri fattori che non sono marginali e contano tanto poi nel comportamento del dispositivo, nell'affidabilità. Per esempio, una di queste è il fatto che questa regione NP viene ottenuta per diffusione e quindi cosa c'è? C'è un'impiantazione ionica, poi c'è una diffusione e quindi non è uniforme su tutto lo strato, ma ci saranno qua delle curvature dovute alla diffusione. Allora, come sapete, dove c'è una curvatura, il campo è maggiore. C'è se andassi a tracciare le linee di forza, io vedrei che qua dove c'è la curvatura le linee di forza si infittiscono, cosa che vuol dire che il campo è più grande. Se volete è l'effetto delle punte in elettrostatica, niente di più. A parità di differenza di tensione, dove la curvatura è più alta, il campo è maggiore. Questo è un ha un significato se guardo il breakdown, perché vuol dire che rispetto al calcolo, come dire, ideale che ho fatto prima, devo tenere presente che in realtà la tensione di breakdown è più piccola perché c'è un aumento del campo nelle regioni di curvatura che mi riduce la tensione di breakdown. D'accordo? Di quello ne devo tenere conto e questo ha un effetto perché facendo un piccolo calcolo geometrico si vede questo, che se voglio ridurre rispetto al calcolo teorico di prima la tensione di breakdown di meno del 10%, devo avere un raggio di curvatura molto ampio. Quindi se faccio il conto qua della zona di svuotamento, immaginate, questa è l'interfaccia tra zona P e zona N. Questa è la regione di svuotamento. Se faccio il calcolo del raggio alla zona di svuotamento, devo avere un raggio che è almeno 6 volte lo spessore massimo della regione di svuotamento. D'accordo? È un limite molto pesante, molto più di quello che sembra. Pensate all'esercizio di prima. C'era venuto uno spessore della regione di svuotamento di 130 micron nel caso di diodo senza punch-through. Se faccio 130 per 6 mi viene circa 800 micron, quindi dovrei avere un raggio di 800 micron che mi vincola ad avere uno spessore della regione epitassiale di almeno 800 micron, che è tanto, troppo. Poi vuol dire che
in conduzione, viene una resistenza pazzesca, non solo poi una carica accumulata, esagerata, per cui poi alla fine i tempi di spegnimento diventano eccessivamente lunghi, quindi bisogna come dire, cercare di risolvere questo problema. E questo richiede che si controlli la curvatura della giunzione ai lati. Questo è un problema tridimensionale, no? Perché se immaginate di avere la fetta, fate il contatto dall'alto, la curvatura c'è su tutto il perimetro. Quindi e va controllata. Sono piccoli aspetti che magari quando si guarda i dispositivi come dire, di segnale sono meno considerati, ma qua diventano importanti, anche per una cosa semplice come un diodo. Beh, ok, in realtà, per essere precisi, vabbè, questo è giusto una piccola parentesi. I dispositivi che avete fatto a dispositivi elettronici sono dispositivi elementari, quindi dovete pensare che un transistore di oggi ha un sacco di particolarità di costruzione che non sono nel modello, diciamo, di dispositivo che avete visto, diciamo, finora. Ecco, tipicamente anche i dispositivi diciamo per logica sono diversi da dispositivi elementari. Ecco, ora noi qui in questo caso cerchiamo di approfondire questo aspetto, però dovete pensare che anche per i dispositivi di segnale c'è una discreta differenza nel modo in cui vengono realizzati, specialmente a dimensioni nanometriche. Per motivi didattici uno si concentra sulle cose grosse, no? Però dal punto di vista della realizzazione è molto più complicata la cosa. Allora, come si fa a controllare la giunzione? Qui cerchiamo di vedergli alcuni aspetti. Allora, ci sono diverse tecniche. Una tecnica classica è quella di usare degli elettrodi metallici flottanti, che si chiamano field plate in inglese, no? Cioè, delle placche di campo. Cosa fanno in realtà? Semplicemente, sono illustrati qua, hanno questo effetto. Chiaramente, se io metto un elettrodo metallico flottante, quell'elettrodo metallico fa sì che sulla superficie il potenziale sia costante, ovviamente. Quindi, essendo costante, qua mi crea una zona di svuotamento rispetto alla regione nemmeno, e quindi il confine della zona di svuotamento, invece di piegare come prima, viene ad andare in questa direzione. Quindi viene fatto scendere molto più dolcemente, e quindi vedete viene ridotta la curvatura, viene aumentato il raggio di curvatura. Così le linee di campo che tendevano a concentrarsi in questa zona vengono un po' di più sparse, vuol dire il campo cala. Questa è una tecnica. L'altra tecnica, che si usa in tanti altri casi, è una tecnica più classica di microelettronica, è quella di usare degli anelli di guardia. Gli anelli di guardia hanno più o meno lo stesso effetto. In pratica il contatto di anodo viene sparso, invece di avere un contatto solo in questa regione, né più vengono realizzate, praticamente viene realizzato un anello drogato P tutto intorno al contatto e contattato insieme all'elettrodo di anodo. A questo punto chiaramente la regione di svuotamento si estende su tutta la superficie, invece di chiudere così si estende e di nuovo la curvatura viene ridotta. Quindi il campo elettrico, invece di concentrarsi al centro, viene sparso e quindi si riduce l'altezza. Aspettate, devo essere più preciso, ho detto una cosa... in realtà ho detto una cosa sbagliata. In questo disegno non c'è un contatto sugli anelli di guardia, gli anelli di guardia sono flottanti. Guardate, vedete, questo è ossido di silicio. Il contatto metallico è soltanto qua. Qui c'è ossido di silicio, quindi questo non è lo stesso potenziale dell'anodo, è un potenziale inferiore. Vuol dire semplicemente, come si vede anche nel disegno,
che la differenza di potenziale tra la zona P e la regione di deriva è più bassa e la regione di svuotamento quindi sarà minore. Comunque l'effetto di ridurre la curvatura sia lo stesso. Ok? Detto male, da te è scritto bene qua sotto. Oh. Un'altra tecnica che si può realizzare per controllare la curvatura laterale è quella di come dire, far estendere la regione drogata N+, quindi la diffusione di anodo su tutta la fetta, no? Questa è una cosa che sicuramente è venuta in mente a voi mentre guardavate, no? Invece di fare una diffusione le faccio estendere su tutta la fetta, il che vuol dire faccio la diffusione e poi taglio lateralmente, d'accordo? Come per esempio in questo caso. Non risolve totalmente la cosa, e non lo risolve perché poi qualcosa succede sempre all'interfaccia, in pratica anche se taglio per il fatto che c'è una variazione del dielettrico tra il silicio e l'aria, c'è una variazione costante elettrica, qui c'è un infittimento delle linee di campo, quindi c'è comunque un infittimento del campo laterale. L'effetto non l'ho totalmente rimosso. E quello che si fa è fare un taglio molto più obliquo, cioè tagliare in questo modo, in modo che anche se c'è questa tendenza all'infittimento del campo, però lungo il percorso, quindi a parità di differenza potenziale, il campo cala. D'accordo? Ripeto, essendoci una variazione di costante elettrica, la costante elettrica del silicio è più di quasi 12, no? Quindi c'è un infittimento del campo qui alla superficie e quindi una riduzione della regione di svuotamento qua. Più o meno si ha lo stesso effetto di incremento del campo al lato. Se inclino in questo modo, l'effetto ce l'ho lo stesso, però essendo il percorso da fare delle linee di campo più lungo, il campo per forza di cose, partendo da due, una differenza potenziale uguale, si trova ad essere comunque più piccolo. Quindi si fa un taglio obliquo e vabbè, questo rivestimento di SiO2 serve a fare in modo che la variazione di costante elettrica sia meno brusca. Invece di passare da 12 a 0 a 1, scusate, si passa da 12 a 4 poi a 1. Quindi questo infittimento viene ancora di più addolcito. Quindi sono piccoli aspetti costruttivi. Ok. Dunque, adesso c'è un altro concetto importante. Riguarda un effetto che si ha nei diodi di potenza, in realtà in tutti i dispositivi bipolari di potenza, che è la modulazione della conduttività. In che cosa consiste? Vi ho detto prima che c'è la regione di deriva, che è una regione ad alta resistività perché è poco drogata, e quindi mi devo aspettare una caduta di tensione significativa quando il diodo conduce. D'accordo? Nella pratica, sperimentalmente, in realtà la caduta di potenziale è molto più piccola di quella che uno si aspetta se fa il conto semplicemente valutando la resistività della regione N- lo spessore, fa calcolo della resistenza come quella di un conduttore semplice. D'accordo? Mi viene diversi ordini di grandezza più bassi. E c'è un motivo, ed è un motivo che viene fortemente sfruttato nei dispositivi di potenza. L'effetto è modulazione della conduttività ed è legato a due cose. È legato da un lato al fatto che la regione di deriva è molto poco drogata e al fatto che i livelli di corrente sono tali che si vada in regime di alta iniezione. Vi ricordate che differenza c'è in una giunzione PN tra bassa iniezione e alta iniezione? In caso di
bassa iniezione, che è il caso tipico che si considera nei dispositivi di segnale, in una giunzione PN i portatori minoritari iniettati in una regione sono sempre in concentrazione più bassa della concentrazione dei portatori maggioritari che ci sono a riposo. Per cui una volta iniettati io vedo che i minoritari, immaginiamo qua la giunzione PN, le lacune iniettate dalla regione P alla regione N hanno qua una concentrazione massima che è minore della concentrazione di idroganti e poi abbiamo una caduta esponenziale dovuta al processo di diffusione e ricombinazione, giusto? In condizioni di alta iniezione invece siamo in condizione opposta, la concentrazione di portatori minoritari iniettata diventa più grande della concentrazione residente. Quindi questo altera completamente, perché nel momento in cui polarizzo direttamente questa giunzione, qua inietto lacune in concentrazione più alta degli elettroni che erano già presenti qua. Quindi sbilancio la carica, mentre in bassa iniezione trascuro nel bilancio di carica i portatori minoritari, perché praticamente non contano. Stavolta sbilancio la carica, mi troverei qui una carica complessivamente positiva, e che vuol dire che questo mi attira nuovi elettroni dalla regione N+. E in condizioni di alta iniezione ho che sia le lacune, la concentrazione di lacune nella regione N-, sia la concentrazione di elettroni nella regione N-, sono all'incirca tutte e due uguali perché si bilanciano e sono molto maggiori del drogaggio che avevo inizialmente. Quindi per esempio con drogaggio 10 alla 14 in condizioni di alta iniezione mi trovo ad avere una concentrazione di elettroni e di lacune che è per esempio 10 alla 16 e che è molto più grande del drogaggio iniziale. D'accordo? Quella è la situazione di alta iniezione. Mi trovo tantissima più carica di quella che avevo inizialmente e P ed N sono circa uguali, perché poi complessivamente una situazione di relativo equilibrio lo raggiungo se la regione è più o meno neutra, no? E quindi le due concentrazioni si devono eguagliare, perché tanto il drogaggio di partenza non conta più nulla ormai, no? È ordine di grandezza sotto. Il fatto di avere questa carica diciamo di portatori molto più alta di prima fa sì che la resistività di questa regione sia molto più bassa di quella che avrei immaginando il trasporto con quel drogaggio di 10 alla 14. No. Qua per esempio con questi numeri indicati nell'esempio avrei un calo della resistività di un fattore 10 alla 2 e tipicamente raggiungo 10 alla 2, 10 alla 4 anche di più di crollo di resistività. Questa è una cosa che fa parecchio comodo, viene sfruttata moltissimo, quindi chiaramente posso avere una regione di riva quasi intrinseca, che mi fa comodo per il breakdown, ma poi in conduzione mi trovo ad avere una resistività che invece è associata a una concentrazione molto più alta. D'accordo? Questo è un effetto che è molto utile e si cerca di far realizzare tutte le volte che si può, perché mi consente un pochino più di elasticità nella scelta delle specifiche. Si dice che sia appunto una doppia iniezione, giusto per aumentare un pochino il linguaggio, a volte questa carica strana, no? Qui dentro ho delle cariche mobili che sono tante lacune e tanti elettroni insieme nella stessa regione, complessivamente neutro, si chiama anche plasma di cariche. Quindi un plasma si comporta come un gas mediamente neutro in cui ho pari concentrazione molto elevata di cariche positive e cariche negative. È una situazione simile a quella che ho spesso in un plasma di gas in cui ho particelle dissociate, molecole dissociate in ioni positivi e ioni negativi in alta concentrazione. L'altra cosa che è importante, ed è un aspetto che devo tenere presente, per avere una concentrazione di cariche mobili all'incirca costante
nella regione di deriva, devo fare in modo che la lunghezza di diffusione nella regione di deriva sia quindi più grande dello spessore della regione di deriva. Vi ricordate la lunghezza di diffusione? Qui non l'ho scritto, la lunghezza di diffusione che cos'è? Era la radice quadrata del prodotto della costante di diffusione per il tempo di come si chiama? Per il tempo di vita dei portatori. Valeva L uguale radice di D per tau. Questa è una relazione classica quando un processo di diffusione, se tau è il tempo prima che i portatori ricombinino, quindi spariscano, questa L è il percorso mediamente che questi portatori fanno prima di ricombinare. No, va su come la radice di tau perché è un processo come dire, di diffusione, quindi lo spostamento avviene per agitazione termica, non avviene in direzione unica. No? Quindi cosa vuol dire questo? Che io ho L deve essere maggiore di WD, quindi immaginate questo, fissata la tensione di breakdown, ho imposto WD, a questo punto so che L deve essere maggiore di WD oppure uguale, insomma a seconda del fatto che lo faccia con punch through o senza punch through, diciamo, a questo punto io so che è questo, no scusate, questo, immaginiamo che sia con punch through, quindi questo qui sia imposto dalla tensione di breakdown. A questo punto, per avere quella concentrazione in circa costante, la lunghezza di diffusione deve essere maggiore di WD. Questo più o meno è fisso, è una proprietà del materiale, questo mi impone un limite inferiore al tempo di vita. Devo avere un tempo di vita sufficientemente lungo da avere quella carica all'incirca uniforme. Il tempo di vita lungo è un'altra cosa che pago, perché quel tempo di vita lungo, vabbè, in questo caso mi fa comodo, quando voglio fare il switching del diodo mi rallenta la velocità di switching. Come si dice, che più o meno si paga tutto, non c'è niente gratis. Quindi a ottenere una buona modulazione della conduttività è una cosa che pago in termini di tempo di commutazione. Allora, facciamo adesso una stima della V1. V1 è la caduta di tensione quando il diodo è in conduzione, prendendo la nostra barretta ideale. Allora abbiamo una barretta, questa è la regione di deriva, di spessore WD. La caduta di tensione sarà fatta di due componenti, una è la caduta di tensione sulla giunzione, all'incirca quei soliti 0,7 volt che consideriamo di solito come V gamma in un diodo, più la caduta di tensione sulla regione di deriva. Ora, concentriamoci su quella. Nella regione di deriva la conduzione avviene per deriva, quindi l'espressione è quella là. Cosa ho scritto? Perché ho raccolto in questo modo? Beh, Vd su WD è il campo elettrico, e poi se metto insieme le lacune e gli elettroni, abbiamo detto che nella regione di deriva la concentrazione di lacune è uguale alla concentrazione di elettroni, l'abbiamo chiamata Na nel slide di prima, quindi abbiamo che P è uguale a N uguale a Na, quindi quando sommo le due componenti di deriva di elettroni e di lacuna posso portare tutto fuori tranne la mobilità. D'accordo, quindi tutto a fattor comune, Q, Na, l'area e il campo, e poi rimane separata solo la mobilità degli elettroni più la mobilità delle lacune. Questa è la corrente di deriva. A questo punto io voglio conoscere la caduta di tensione. Posso mettere in relazione la corrente alla carica accumulata per vedere che relazione c'è tra la corrente e questo Na. Allora, immaginate, se tau è il tempo di vita,
IF è la corrente, io posso dire, va bene, all'incirca avrò che la corrente sarà uguale alla carica accumulata diviso il tempo di vita. Quel tau è questo tau qua, lo stesso di prima. D'accordo? Quindi, supponendo sia costante la concentrazione nella regione di deriva, quella Q è Q per A, per, è la carica elementare per il volume, A per WD, per la concentrazione, NA. Ok, sono calcoli molto molto approssimati, sto facendo tutte le assunzioni possibili, immaginabili, perché voglio tenere le espressioni semplici e voglio soltanto farvi vedere le relazioni importanti. Poi, chiaro, se uno vuole fare una cosa più precisa deve fare ipotesi un pochino più realistiche, però queste consentono di fare, a meno di vedere le relazioni che contano. Allora, a questo punto io posso uguagliare la corrente scritta sopra alla corrente scritta sotto e ricavare Vd, vedete? Che è quello che voglio sapere. Quindi uguaglio le due espressioni, cioè avviene questa cosa strana che NA si semplifica e poi mi compare un WD al quadrato, questo si vede una volta nel numeratore, una volta nel denominatore, quando esplicito Vd compare WD al quadrato al numeratore, diviso mu n mu p. Ora qui è questo tau. Alcune cose me le aspetto, altre cose un po' meno. In particolare mi aspetto che sia la caduta di tensione sia inversamente proporzionale alla mobilità, questo è ragionevole. Se ci penso un attimo lo capisco perché è proporzionale al quadrato dello spessore, cioè diciamo, da un lato c'è una proporzionalità perché più è spesso più è chiaramente il campo si estende per una lunghezza maggiore, ma poi a parità di corrente e quindi a parità di carica, se è più spesso ho bisogno di una concentrazione minore e quindi mi viene ho una resistività più alta, no? Per cui mi viene un quadrato qua. Beh, infatti nient'altro che dire a parole quello che è scritto nell'equazione in alto, niente di nuovo. Chiaramente mi aspetto che sia inversamente proporzionale al tempo di vita. Questo è ragionevole perché chiaramente più è tempo di vita, più è bassa la concentrazione di elettroni perché ricombinano velocemente e quindi più alta è la resistività. Anche quello mi torna. D'accordo? La cosa che è un pochino intuitivamente meno interessante è che non c'è più la corrente. Perché essendo sparita la dipendenza da DNA, Vd non è più, sembra che sia indipendente dalla corrente. Non è realistico quello, no? Siamo comunque un pezzo di... abbiamo comunque un trasporto di carica. In realtà c'è una dipendenza dalla corrente che è un po' nascosta qui e sta dentro la mobilità. Perché quello che succede è che sia la mobilità sia in parte anche il tempo di vita si riducono quando aumenta la corrente. Cosa succede in pratica? Che entrano in gioco altri meccanismi di urto quando ci sono tante particelle per cui la mobilità si riduce in modo significativo. Tanto per fare un esempio, senza entrare troppo nella fisica del trasporto, un fattore di urti sono gli urti tra portatori mobili. Chiaramente quando i portatori mobili passano da 10 alla 14 a 10 alla 17, gli urti tra i portatori mobili aumentano tantissimo e questo porta a un calo significativo della mobilità. Quando ci sono tanti portatori mobili tipo P e tipo N, la ricombinazione aumenta tanto ovviamente rispetto alla situazione di partenza e quindi c'è una riduzione del tempo di vita. Okay? Quindi non è esplicita la dipendenza dalla corrente, ma c'è tutti e due quei fattori. La ricombinazione Auger non sapete che cos'è, non avete mai visto? Allora quello è un effetto che non nomino, lasciamolo perdere. Questi due tanto si capiscono bene. Per cui in pratica viene fuori che questo prodotto qua approssimativamente diminuisce in modo, cioè va inversamente con la corrente, quindi questo fattore torna a essere più o meno proporzionale alla corrente. Quindi quando vado a scrivere la V on trovo la
tensione di giunzione più la VD, questo è un termine proporzionale alla corrente, ho questa caratteristica che vi ho fatto vedere all'inizio. D'accordo? Cos'è che mi deve rimanere di concetto importante? A parte le considerazioni di dettaglio che abbiamo fatto, però guardate questa dipendenza. Questo qui quindi è inversamente proporzionale alla corrente e quindi compare una corrente al numeratore. Qui c'è questa dipendenza VD al quadrato. Quindi la tensione breakdown dipende linearmente da VD, è proporzionale a WVD. La caduta in conduzione è proporzionale al quadrato di WVD. Quindi che cosa vuol dire? Di nuovo questo compromesso di cui vi dicevo prima, quando in pratica se io voglio raddoppiare la tensione di breakdown, raddoppio la regione di deriva, quadruplico la caduta di tensione quando il diodo conduce. È chiaro? Perché, no, giusto per chiarire il punto, perché mi secca quadruplicare la caduta di tensione quando il diodo conduce? Perché vuol dire che lo stesso diodo, a parità di corrente, quando conduce consuma 4 volte di più. Che quando conduce il diodo consuma V1 per I. Quindi a parità di corrente, se, immaginate, a parità di tutto il resto, se io uso un diodo che ha una tensione di breakdown doppia, a parità di uso, io mi trovo ad avere una dissipazione di quel diodo 4 volte maggiore durante il funzionamento, perché durante il funzionamento il diodo starà un po' off, un po' on, quando sta on consuma 4 volte di più. Quindi dal punto di vista delle applicazioni io non scelgo mai un diodo che abbia una tensione di breakdown molto più grande del minimo che mi serve, perché se lo prendo più grande pago tanto in termini di consumo. Questo è un concetto utile dal punto di vista della scelta del componente. Allora, prendiamo alcune considerazioni, vedete che tante di queste l'ho già fatto, ma le voglio scorrere per essere sicuro di non scordarmele. Allora, la caduta di tensione in conduzione, la componente VD nella regione deriva, abbiamo visto dipende molto meno dagli F di quello che ci si potrebbe aspettare dal basso drogaggio, perché entra in gioco la modulazione della conduttività. Il fatto che usi la modulazione della conduttività mi dà il vantaggio di avere una bassa V1, ma mi comporta una grande carica mobile nella regione di drift, che poi mi porta come svantaggio alti tempi di spegnimento, perché poi quella carica va tolta quando il diodo va in interdizione. Questa è la considerazione che vi dicevo prima, la VBD è proporzionale allo spessore della regione di deriva, ma la V1 è proporzionale al quadrato, non è proprio la V1, è la VD, no? Che è proporzionale al quadrato del spessore della regione di deriva, e quindi quello è un compromesso di non poco conto. E poi, ecco anche questo, un altro un concetto abbastanza legato a quello precedente, dovete tenere presente che dalle stesse equazioni che abbiamo visto prima, ID viene proporzionale al rapporto tra la caduta in conduzione sulla regione di deriva e la tensione di breakdown. Questa è l'espressione che avevo scritto prima, no? WD è proporzionale alla tensione di breakdown, quindi c'è questa proporzionalità di IF rispetto a VD diviso VBD. Quindi, per esempio, a parità di caduta in conduzione, se ho come specifica la caduta in conduzione, ho quest'altro compromesso. Se voglio una tensione di breakdown più alta, bisogna che abbia una corrente più bassa, una corrente massima di funzionamento del diodo più bassa. Ok?
Per esempio, se voglio un diodo che in conduzione non consumi più, non abbia una caduta maggiore di 2 volt, faccio un esempio, beh, a questo punto, se voglio un'azione breakdown, per esempio, di 200 volt, non devo avere una corrente massima più grande di 10 ampere, se lo voglio 400 volt, non più grande di 5 ampere. Comunque anche lì, di nuovo, è un compromesso significativo nella scelta. Diciamo, quasi tutte le cose si riducono al fatto di dire, nell'uso, non bisogna scegliere una tensione di breakdown del diodo troppo più grande di quella che veramente serve. Quindi un po' di, come dire, uno si prende un po' di margine di sicurezza, ma non può essere eccessivo. Oh, adesso guardiamo la commutazione. Immaginiamo di avere una situazione di quel tipo, piuttosto, ma il disegno non è tanto bello, ma insomma, tanto mi interessa. Non vediamo ora il caso di un sistema di potenza, mi importa soltanto adesso vedere la commutazione del diodo. Quindi chiaramente c'è un diodo, un carico e un generatore di tensione in serie, va bene? È evidente, nel diodo la conduzione è determinata dal generatore, okay? C'è da tenere presente anche il fatto che tipicamente i carichi sono quasi tutti carichi induttivi, che vuol dire che sono inerziali rispetto alla corrente, no? Tendono a preservare lo stato di corrente nel carico. Allora, vediamo che cosa avviene in accensione, no? Quindi quando abbiamo l'attraversamento dello zero in salita, no? Si parte dal diodo spento e il diodo viene acceso. Allora, che cosa succede? La corrente va su questa è la corrente e la tensione ai capi del diodo. Per la nostra situazione si può immaginare che a un certo punto il diodo venga attaccato al carico, il carico vuole una certa corrente e quindi spinge quella corrente più rapidamente possibile nel diodo. D'accordo? Chiaramente il diodo comincia a essere, viene attraversato una corrente con una rampa crescente finché la corrente arriva al valore imposto dal carico. Va bene? Che cosa succede alla tensione ai capi del diodo? Va bene, si parte con un diodo interdetto, la tensione viene fatta salire, sale la tensione fin tanto che e si raggiunge il livello di corrente desiderato. Si vedono due fasi, cioè della tensione c'è una salita molto rapida, un overshoot di tensione e poi un calo. Perché c'è questo meccanismo? E questo è una cosa che non c'è nei diodi di segnale. Il diodo di segnale va praticamente subito a regime. Perché succede questa cosa? Perché immaginate la situazione, a un certo punto il diodo è interdetto, prima la zona di svuotamento sparisce del tutto, poi comincia l'iniezione di portatori minoritari. All'inizio il plasma non si è ancora creato, questo, praticamente la regione di deriva è poco ricca di portatori, ha soltanto i portatori che ci sono in situazioni normali, quindi ha un'alta resistività. E i due elettrodi pompano dentro portatori mobili, la corrente sale, la carica nella regione deriva sale, ma se questa salita è molto rapida si ha prima un overshoot di tensione perché la regione deriva ha un'alta resistività, quindi per sostenere quella corrente abbiamo una tensione elevata. Okay? Poi man mano che questo processo continua si riempie di portatori la regione di deriva e la resistività cala fin tanto che si raggiunge la situazione di regime durante il quale la caduta di tensione sul diodo è la V1. Okay? E quell'overshoot può essere significativo, cioè può essere anche qualche decina di volt ed è un intervallo di tempo durante il quale il diodo dissipa molto,
perché è attraversato la corrente massima, ha una tensione molto più alta, quindi è un punto critico anche per la possibilità di guasti nel diodo. Quindi questo è il primo aspetto. Di nuovo, per ridurre il più possibile quell'overshoot bisogna fare in modo che la carica si formi più rapidamente possibile. Per formare la carica più rapidamente possibile bisogna avere un tempo di vita lungo, e poi di nuovo quella è una cosa che si pagherà in spegnimento. Di nuovo, quindi spesso se uno vuole un bus overshoot paga con tempo di spegnimento più lungo. Quindi il tempo di solito nei datasheet trovate questo tempo di accensione, e alle volte si trova anche si trovano anche i valori di tensione di overshoot in funzione della derivata della corrente e della tensione. Perché chiaramente potete immaginare che se la rampa della corrente viene fatta più lentamente, l'overshoot è più basso, perché c'è tempo perché si crei il plasma di carica. In spegnimento l'effetto è simile. Che cosa succede? La corrente stavolta cala, no? Il carico chiama sempre meno corrente. Vedete, tanto è la corrente che scorre nel diodo che accende o spegne il diodo. Insomma, questa corrente dipende quindi dalle tensioni applicate nel circuito esterno. Il diodo passivamente, diciamo, si fa accendere e si fa spegnere. Anche può fare molto di più. E ecco lì che cosa succede. Immaginate, qui siamo con diodo in conduzione, la regione di deriva è piena di carica, a un certo punto la corrente passa sotto lo zero e quindi da questo momento in poi la corrente scorre nella direzione opposta, e che vuol dire che dagli elettrodi viene scaricata la regione di deriva, quindi la carica viene richiamata nella direzione opposta. Quindi c'è una fase durante la quale la carica com'è che può sparire? Può sparire per ricombinazione, perché viene chiamata dagli elettrodi. E a regime dovrà sparire tutta, perché a regime dobbiamo avere nel diodo una regione di svuotamento e basta, no? Quindi c'è una fase durante la quale viene la carica richiamata all'esterno, la corrente può scendere come se il diodo fosse praticamente un cortocircuito, perché quello è fino a questo momento. Poi a un certo punto, quando ormai la carica si è quasi completamente svuotata, cioè è quasi completamente finita nella regione di deriva, comincia a crearsi la regione di svuotamento, e quindi la tensione comincia a salire. Allora, cominciamo ad avere una tensione inversa, quindi sale in modulo, chiaramente poi è negativa perché è una tensione inversa, e anche qui abbiamo un, in questo caso possiamo chiamarlo undershoot, no? Abbiamo un picco negativo e poi risale. Perché abbiamo un picco negativo? Perché chiaramente a regime la tensione inversa sarà questa in assenza di corrente, ma in questa fase c'è ancora della corrente. Perché? Perché bisogna completare lo svuotamento delle cariche mobili e poi bisogna svuotare per realizzare la regione di svuotamento, no? Bisogna fare, e quindi nel far questo si leva carica, la corrente continua a passare, questa corrente però causa una caduta di tensione. Non vale la modulazione della conduttività, perché ora il plasma non c'è più, e quindi non abbiamo solo la caduta di tensione dovuta alla zona di svuotamento, ma abbiamo in aggiunta un termine più grande dovuto alla caduta ohmica causata da questa corrente che continua a passare. Quindi durante lo spegnimento ci sono due fasi importanti. Prima che il diodo si possa considerare completamente spento, c'è questa fase dove la tensione rimane positiva e la corrente è negativa, e c'è quest'altra fase dove la tensione è negativa e la corrente è negativa. La somma di questi due tempi si chiama TRR, tempo di reverse recovery. Questo tipicamente c'è anche nei diodi di segnale. Quello che non c'è nei diodi di segnale è questo picco, perché è dovuto alla regione di deriva che nei diodi di segnale non c'è. Però ecco, questo comportamento chiaramente ce l'avete anche nei diodi di segnale.
Anche questo è un dato importante del dispositivo che tipicamente viene ben evidenziato nei datasheet. E poi cosa mi dà quello? È chiaro, io nell'esempio che vi faccio vedere di un regolatore switching l'altra volta vi raccontavo della frequenza di switching, no? È chiaro che rispetto al periodo di switching il tempo di reverse recovery deve essere molto più basso, altrimenti il diodo poi conduce per un intervallo di tempo, ha un duty cycle in conduzione eccessivo che si traduce in consumi eccessivi. Va bene. No, giusto per completare considerazioni che abbiamo fatto prima, ecco, tenete presente che abbiamo visto prima che la carica accumulata è proporzionale alla corrente, no? All'incirca è uguale alla corrente per il tempo di vita. Quindi se ho un tempo di vita alto avrò una carica grande e la carica all'incirca, vedete, se faccio, questa è la corrente in funzione del tempo, quest'area qui è all'incirca la carica che deve essere eliminata dalla regione deriva. All'incirca, perché tanto si comincia anche prima un po' a ridurla, ma insomma all'incirca come ordine di grandezza è questo. Quindi chiaramente più è alto il tempo di vita, più è alta la corrente in conduzioni, più è alta questa la carica che deve essere elevata e quindi più grande mi verrà il tempo di reverse recovery. Quindi di nuovo questo è un altro concetto importante, più io mi trovo in questa situazione all'incirca che più è alta la corrente in conduzione, più alto è il tempo di reverse recovery e quindi la cosa classica che avviene è che diodi che sono capaci di reggere tensioni alte, scusate, correnti elevate, hanno anche tempi di spegnimento più lunghi. Non riesco a... Se aggiungo correnti alte a tensioni breakdown alte, ho tempi di spegnimento ancora più lunghi. Vabbè, questi sono gli stessi concetti che ho detto prima, non c'è bisogno, sono semplicemente raccontati un pochino più in dettaglio, li ho detti prima sul grafico di partenza. Scusate, fatemi un attimo vedere se... No, non c'è niente da aggiungere. Sono le stesse cose che ho detto a voce, qua sono rappresentate. Qui l'unica cosa che può essere interessante è questo profilo qua, questo è il profilo della carica, tra virgolette, minoritaria, cioè quella iniettata. Durante l'accensione si creano questi profili, no? Si parte da niente, poi pian piano c'è l'iniezione finché non si instaura il plasma nella regione di deriva, ma insomma l'ho detto più o meno con le mani. E durante lo spegnimento c'è l'effetto opposto, no? Che ti viene svuotato dall'esterno, si svuota prima l'interfaccia e poi nel mezzo, chiaramente. Ma niente di particolare. Sì, no, può essere utile qui menzionare i diodi Schottky semplicemente perché per alcune applicazioni di bassa tensione breakdown vengono impiegati perché sono molto rapidi. Come sono fatti i diodi Schottky? Beh, insomma, lo sapete, in pratica invece avere una diffusione tipo P, qui ho direttamente il contatto, no? Cioè la regione N, tipicamente poco drogata per tenere un po' più di tensione di breakdown, e poi qua direttamente il contatto. Ho bisogno di anelli di guardia perché la curvatura tende a essere più piccola perché non c'è la diffusione, quindi la zona di svuotamento è proprio vicina alla superficie, quindi la curvatura tende a essere più piccola, ho bisogno degli anelli di guardia. Poi per il resto il funzionamento è molto simile. C'è l'unico aspetto importante da segnalare è questo, chiaramente non sono bipolari i diodi, non hanno una conduzione bipolare i diodi Schottky, sono unipolari, soltanto un tipo di portatori conduce, partecipa alla conduzione, quindi io non ho l'effetto di modulazione della conduttività, d'accordo?
C'è il vantaggio che lo spegnimento è molto rapido perché non ho questo plasma che si crea nella regione di deriva, ma contemporaneamente non ho la modulazione a conduttività, quindi posso avere una caduta di tensione più alta. Okay? Quindi, come dire, il compromesso che si raggiunge è ottenuto così. La regione N- è un pochino più drogata che nel caso dei diodi PN di potenza, perché così riduco un po' la resistenza in conduzione e poi cerco di evitare di avere correnti troppo alte, insomma qualche decina di ampere sì di più evito, in modo che non, la caduta di tensione non sia mai troppo alta. Peraltro se le correnti sono basse la VOM viene molto piccola, perché la V gamma, gli odo Schottky, sapete, è 0,203 volt, quindi può essere piccola in modo significativo. Quindi è un tipo di diodo che si usa per correnti e tensioni più basse, perché non si può sfruttare la modulazione della conduttività, però ho tempi di spegnimento molto rapidi e di accensione analogamente rapidi per lo stesso motivo. Non devo aspettare che si crei e che sparisca il plasma nella regione di deriva. Quindi un tipo di nicchia di applicazioni descritto, insomma, basse tensioni, relativamente basse tensioni, basse correnti, alta velocità.